Allora, un appuntamento importante per tutti i vostri clienti, ma anche per coloro che vogliono affrontare tematiche estremamente interessanti come quella dei fondi. Sì, sicuramente è un momento importantissimo, soprattutto in questi giorni in cui la volatilità dei mercati ha lasciato un pochino di perplessità sui nostri clienti. Quindi noi ormai da tempo con BCC Risparmio e Previdenza abbiamo iniziato questa collaborazione tesa non solo a informare e formare sui mercati, ma a creare quel rapporto di vicinanza con i nostri soci e clienti, che non deve essere soltanto diciamo sulla carta, ma concreto. Noi ormai da qualche anno organizziamo un paio di incontri l'anno, proprio per star vicino ai nostri clienti, per aiutarli nelle scelte consapevoli e non lasciarli soli diciamo nei loro investimenti, guidati dall'emotività del momento. Ecco, mondo imprenditoriale, ma anche piccolo e medio risparmio, quindi famiglie, quindi sicuramente tessuti sociali importanti, con immagino problematiche, domande e anche richieste diverse. Sì, la nostra clientela è la più vasta, va dal piccolo risparmiatore, dalla famiglia all'imprenditore. Le nostre filiali, quindi i nostri consulenti, sono vicini a tutti, cercando di dare il meglio nell'aiutare con le scelte di investimento consapevole. Non vogliamo omologarci al resto del sistema, non vogliamo vendere il prodotto che fa bene alla banca, ma vogliamo vendere i prodotti che aiutano e che sono adeguati a risolvere le esigenze dei clienti, degli imprenditori, delle famiglie. Le BCC che si stanno trasformando, la riforma vi ha investito sicuramente, però siete sicuramente rimasti coloro che hanno mantenuto un'identità territoriale maggiore rispetto ad altre realtà. Questo è una cosa che rassicura molto i vostri clienti. Sì, noi entreremo a far parte del gruppo ICREA dal prossimo anno, però la nostra identità comunque rimane territoriale, noi rimarremo vicini al territorio, ai nostri clienti, ai nostri soci, entreremo a far parte di questo grande gruppo che aiuterà le banche ad essere più forti nei momenti difficili, a fare investimenti importanti in questo momento in cui le singole BCC magari da sole non riescono ad effettuare, ma insieme sicuramente riusciremo a dare un buon servizio ai clienti e ai soci. Sul fronte del risparmio questo rassicura molto, ancora il rapporto diretto con le persone che si hanno sempre avuti sott'occhio e sotto mano negli anni e nel tempo. Questo sul risparmio è un nervo molto sensibile. Sì, noi non solo sullo statuto abbiamo scritto che la BCC promuove, no, il risparmio e l'educazione finanziaria, vogliamo farlo concretamente insieme a BCC Risparmio e Previdenza, che è la società del gruppo ICREA, facciamo consulenza ai nostri clienti, noi siamo qua sul territorio tutti i giorni a disposizione di tutti i clienti che hanno dei dubbi per trovare una soluzione tutti insieme. Noi siamo una piccola banca, una banca del territorio, che comunque riesce ad offrire ai propri clienti tutti gli investimenti presenti sul mercato grazie a queste collaborazioni che BCC Risparmio e Previdenza ha stretto con queste maggiori case di investimento. Non vogliamo omologarci al resto del sistema, non vogliamo vendere ai nostri clienti i prodotti che vanno bene alla banca, vogliamo che i nostri clienti facciano investimenti consapevoli,
prodotti collocati sul mercato che riescono a risolvere e a gestire le emotività del momento con la consulenza e prodotti che sono adeguati alle esigenze dei singoli clienti. Lì vedete una somma, 740 miliardi è il patrimonio che abbiamo in gestione, cioè sono i soldi di clienti per conto dei quali noi gestiamo ovviamente il patrimonio attraverso degli strumenti finanziari. La nostra esperienza di 70 anni di storia si è specializzata soprattutto sui fondi comuni di investimento, quindi questo è quello che fa Franklin Templeton in pochissime parole. La caratteristica della società è che abbiamo 46 uffici di ricerca che sono distribuiti in oltre 34 paesi, quindi una presenza locale. Abbiamo anche una presenza locale anche in Italia, quindi se qualcosa dovesse andare male sapete dove trovarci. Quindi questo è sicuramente importante. Allora, il risparmio, il mondo del risparmio toglie il sonno alle persone o no? Ah sì, come no, sì. È molto difficile prendere decisioni in generale, quando in mezzo ci sono i soldi è ancora più difficile. Siamo soggetti ad alcuni bias, ad alcuni errori sistematici che commettiamo dalla notte dei tempi ad oggi, e quando in ballo ci sono i soldi ovviamente il problema si fa ancora più grande. Qual è la cosa che più attanaglia, quali sono le paure ancestrali che affliggono chi si accinge a entrare nel mondo finanziario? Ma potrà sembrare banale, ma il problema principale è quello della perdita. Cioè la perdita di soldi è una roba che proprio ci fa un dolore pazzesco. È stato verificato che lo stesso dolore, viene provato anche dalle scimmie in esperimenti effettuati, prendendo il Cebus apella, che è una scimmia molto simile a noi, che aveva un progenitore in comune con noi 35 milioni di anni fa. Ecco, anche su quella scimmia si vede che l'idea di essere costretti a perdere soldi, nel suo caso perdere degli acini d'uva che si comprava con delle monete, è paragonabile a quello che proviamo noi esseri umani quando perdiamo dei soldi. Quindi non è ciascuno di noi che soffre in modo particolare, siamo proprio tutti noi esseri umani a soffrire quando perdiamo soldi. Come ci si districa in questo mondo? Ma allora, innanzitutto a nostro avviso è importante sapere che queste sono sensazioni comuni che ci portano appunto a sbagliare in modo prevedibile e quindi conoscere questi fenomeni ci aiuta non a evitarli ma quantomeno a riconoscerli e ad esempio, chiedendo aiuto a un consulente ad esempio a cercare di limitare i danni che possono fare questi atteggiamenti naturali che abbiamo tutti noi. Ecco, subentra un rapporto di fiducia con colui il quale gestirà il tuo portafoglio. Anche questo crea un po' di... è un po' ansiogena come situazione. Assolutamente. Secondo un'indagine della Consob, gli italiani scelgono il proprio consulente in 2 casi su 3 sulla base della simpatia. E solo in un caso su 3 sulla base della competenza. Ecco, questo secondo noi è un po' grave, nel senso che è ovvio che avere un consulente simpatico e piacevole, è una cosa positiva, però quello non dovrebbe essere l'unico o il principale motivo per cui io scelgo un consulente. Quindi a nostro avviso ovviamente il consulente è la persona che ne sa di più e noi non possiamo saperne quanto lui, però è importante sceglierlo sulla base della competenza della persona, poi se è anche simpatico meglio . E quali sono i soggetti più afflitti da ansia da prestazioni in questo senso? L'imprenditore, il grosso capitalista, la casalinga, cioè è molto variegato come mondo. Sì, è molto variegato e in realtà però questi bias, appunto questi errori sistematici sono comuni a tutti, ovviamente con importi differenti, ovviamente quello che magari per il disoccupato sono 1.000 euro, per il grande imprenditore saranno 100.000 o 1.000.000 euro, 1.000.000 euro, però i meccanismi sono assolutamente gli stessi. Se volete facciamo un piccolo esempio, supponiamo di aver comprato delle scarpe, no? Anzi supponiamo che ci abbiano regalato delle scarpe bellissime, alla moda, che ci piacciono un sacco, le mettiamo ma ci fanno male, mettiamo la seconda volta ci fanno male, terza volta ci fanno male, le lasciamo lì in un angolo, dopo 2 anni che non le mettiamo ci chiedono se abbiamo delle scarpe da dare in beneficenza, siamo disposti a darle, la maggior parte delle persone dice vabbè, me le hanno regalate, mi piacciono ma mi fanno male, ok le regalo, ma se le stesse
scarpe le ho comprate io e ci ho pagato 200 euro. Le ho pagate 200 euro. Beh, allora prima di darle via ci penso un attimo, perché ho un conto aperto con quelle scarpe, e quindi l'idea di metterle, anche se mi fanno male, insomma, mi fa piacere, perché è come se quei 200 euro mi facessero troppo male. Questo è un bias, una nuova, perché ormai 200 euro io l'ho spesi, non è che potranno mai tornare indietro. Esattamente come se me l'hanno regalata e non ho speso niente, è uguale. Però poi invece il fatto di aver speso o meno dei soldi incide pesantemente su quello che poi saranno i miei comportamenti. Brevemente, cosa ci aspettiamo per il 2018? Perché siamo relativamente ottimisti, nonostante da febbraio si siano verificati degli eventi, diciamo, un po' più negativi sui mercati azionari e soprattutto sui mercati obbligazionari. Perché ci sono tre pilastri, che sono quelli che leggete in alto: crescita, inflazione e liquidità, che sostengono i mercati azionari. Teniamo conto che i mercati azionari stanno andando molto bene dal 2009. Crisi del mercato americano, fallisce la Lehman Brothers, importante società di investimento, nel 2008 a settembre. Dal 2008 in poi i mercati, o meglio dal 2009 in poi i mercati recuperano, perché la Federal Reserve, la banca centrale americana, dà sostegno attraverso una formula di politica monetaria, si chiama quantitative easing, qualcuno magari ne avrà sentito parlare, cioè incominciano a tenere bassi i tassi di interesse. Questo perché? Perché se teniamo bassi i tassi di interesse, l'economia ricomincia a partire. Io sono Paolo e sono un matematico, insieme a me in questa foto però ci sono anche un fisico, un medico, uno psicologo, un assistente sociale, due esperti di comunicazione, un filosofo, l'ho già detto, non lo so, insomma persone che hanno fatto percorsi di studi molto differenti e che appunto insieme a noi costituiscono questa società. Il primo sabato, quando ci sono solo 6 marmellate, il 40% delle persone si avvicina ad assaggiare, ok? Il sabato successivo, quando le marmellate sono molte di più, secondo voi c'è più gente, quindi più del 40% o meno del 40%? Di meno, giusto? Di più. Ho fatto tutta la prefazione di noi, invece perché? Perché di più? In realtà alcuni di voi hanno detto di più, perché non è tutto così. Perché se c'è più scelta, no? Ci sono più marmellate da assaggiare, magari se ce ne sono solo 6, boh, più o meno le conosco già, non sono così curioso, non mi avvicino. Se ce ne sono 24 ci sarà anche la marmellata al sale dell'Himalaya, che ne so, non so, tutte le cose più strane, allora dico vabbè, magari non la compro mai, però mi metto lì ad assaggiarla, no? Perché no, sono tanto gratis, sì. Ok, quindi la gente assaggia di più. Ma quando invece si tratta di comprare, le cose cambiano. Perché quando le marmellate sono 6, il 30% delle persone acquista, quando le marmellate sono 24, il 3% delle persone acquista, un decimo. Quindi è vero che più scelta, ok, mi attiva, mi fa piacere, è bello, wow, ma poi quando devo comprare, panico, ok? Il fatto di avere troppa scelta non mi piace. Insomma, questo articolo molto famoso, insomma, ha poi prodotto quello che è noto con lo slogan, diciamo, del il meno e più. Perché questo capita? Perché magari io assaggio tante marmellate, ok? Però magari ce ne sono 5-6 che mi piacciono, e però poi mi chiedo, ma allora quale compro di queste? E poi mi piacerà davvero tutta o mi piace solo adesso l'assaggio? Insomma, panico. Se le marmellate sono poche, sono 6, magari 2 non mi piacciono, 2 ce l'ho già, delle altre 2 sono un po' indeciso, le assaggio, che mi piace più quella, fine, facile, ok? Prendere decisioni comporta fatica. E questa fatica si traduce in energia che tendiamo a usare nella giornata, tant'è che chi prende tante decisioni a fine giornata magari non ha fatto niente, diciamo, a livello fisico, ma è molto strano. Ma non mi interessa la risposta esatta, mi interessa indagare cosa succede nel nostro cervello quando leggiamo questo problema, ok? Quindi zero stress da interrogazione di mate, vogliamo solo indagare cosa sta succedendo dentro il nostro cervello. Problema. Il problema della racchetta della pallina, molto famoso, qualcuno la conosceva già. Una racchetta e una pallina insieme costano 110 euro, ok? Ovviamente la racchetta costa di più della pallina. Per la precisione, la racchetta costa 100 euro in più della pallina. Quanto costa la pallina? La voce alta, subito. 5. Allora, la stragrande maggioranza di voi ha detto 10, e poi ho spuntato anche 5. Un 5 qua in prima fila. C'è qualcun altro che ha detto 5? No,
cosa fai nella vita? Studio. Studio. Allora, perché abbiamo detto 10? È venuto in mente a tutti, credo anche a te. L'avevi già vista questa cosa? Sì, la sì, la ragione è stata. No, il risultato giusto ovviamente è il suo, ok? 5. Ma adesso a me non interessa il risultato giusto, mi interessa perché ci è venuto in mente 10. Ok? Perché 10 è venuto in mente a tutti noi, giusto? A nessuno di voi è venuto in mente 7. Ok? Però 10 è sbagliato, 7 è sbagliato. Ma abbiamo sbagliato tutti in modo prevedibile. Io sapevo già che se sarebbe venuto in mente 10, che è sbagliato. Ok? Perché ci è venuto in mente 10? Perché noi non abbiamo fatto nessun calcolo. Voi avete sentito, avete letto il problema, insomma l'avete sentito, l'avete ascoltato e avete pensato che okay, insieme 110. Una costa 100 in più dell'altro, che devo fare un meno. Ok? C'è un meno in mezzo. Quindi 110, 100, non avete neanche fatto 110 meno 100. Automaticamente, come se una sorta di vocina dalle spalle vi suggerisse 10, 10, 10, 10. Ok, vi è arrivata questa risposta, 10. Zero fatica, si è presentata lì, ok? Però è sbagliato. Ora, chi dice 5, adesso non lo so, sono stati pronti la prima volta che hai sentito questa cosa qua, probabilmente la vocina va suggerito 10 anche a te. Però alcune persone cosa fanno? Non è che chi risponde correttamente non ha la vocina che gli dice 10. Semplicemente ci pensa un attimo e dice aspetta un attimo, però se fosse 10 il costo della pallina, la racchetta costerebbe 100 euro in più, quindi 110, ma pallina 10, racchetta 110, insieme sono 120, giusto? E allora no, non funziona, perché non ho detto che erano 110 in totale. Quindi 10 è sbagliato. Allora aspetta un attimo, deve essere un'altra cosa, uno può risolvere un sistema di due equazioni, due iconi, tentare tentativi, eccetera, alla fine 5. 5 la pallina, la racchetta 100 in più, quindi 105, 105 più 5, 110, wow, funziona, ok? Quindi non è che c'è a chi viene in mente 10 e c'è a chi viene in mente 5, a tutti viene in mente 10, che è sbagliato, e poi alcuni controllano questo suggerimento, altri no. La stragrande maggioranza di noi no, non controlla, a meno che non sia costretta a farlo, ok? Certo, fosse un compito in classe di matematica, allora ci ragioneremmo un attimo, ma nella vita di tutti i giorni no, non lo facciamo. Ora, appunto, questi modi sono sistematici, ci portano a risultati sbagliati, ma si possono correggere, ok? E soprattutto è fondamentale sapere che esistono questi errori, che ci portano a sbagliare, ok? Quindi magari, che ne so, chiedere aiuto a qualcuno che ci aiuti a non commetterli o commetterli di meno. Posso farti una domanda, visto che hai fatto l'intervento? Certo, dimmi. Come ti è sembrata questa sera? Mi è piaciuta molto, è stato interessante. Poi alcune tematiche già le conoscevo, le ho anche trattate a scuola, tra l'altro. Però è una cosa che secondo me deve essere trattata in giro perché merita, comunque è un argomento interessante, quindi approvo. Apre un po' di orizzonti, ti fa capire certe cose. Sì, sì, diciamo che da quel punto di vista è utile. Posso farle una domanda sulla serata, come le è sembrata? Ottima, sì, ottima. Sì, mi è piaciuta, io avevo partecipato anche l'anno scorso, è stata veramente interessante. Che cosa l'ha colpita principalmente? Beh, diciamo che io queste cose ci vivo un po' dentro, sì, però mi è piaciuto anche soprattutto la filosofia della nostra mente, di come ci porta e come siamo condizionati. Come alle volte ci condiziona. Come siamo condizionati, certo. Grazie. Signora, mi scusi, qual è l'aspetto che l'ha colpita di più di questa serata? Che ho detto, oddio, si può dire? Sì, sì. Che hanno detto delle banalità che non sono banalità in maniera divertente, quindi sono stata soddisfattissima e mi è piaciuto tantissimo. È andata benissimo, penso, così anche in modo molto divertente, molto informale, molto divertente, anche per capire un po' la psicologia di chi eventualmente va a investire o comunque in ogni caso
si accinge anche a scegliere un investimento. Poi in modo molto divertente, molto informale, è stata una bella serata comunque. Alle volte la nostra mente ci fa dei brutti scherzi. Sicuramente sì, spesso e volentieri ci fa brutti scherzi, però magari con un pochino di quello che si è sentito anche stasera si può magari creare le condizioni per poter un attimino cercare di scegliere al meglio quello che potrebbe essere anche il futuro. Non fare degli errori così banali. Speriamo di non farli, perché qualche volta capita. L'impressione di questa serata, com'è andata? Ma simpatica, io penso che anche i ragazzi intervenuti ridevano, guardato le facce, divertiti, e ce l'avevano comunque presentata come un tempo speso bene a riflettere su tematiche che effettivamente studiate sui libri di scuola. No, no, la nostra mente alle volte fa brutti scherzi. No, in effetti io mi domando sempre perché ho una moglie e due figli tante volte, quindi la mia mente alle spesso volte. Volte balena delle idee che... Speriamo non con i prodotti finanziari, perché sennò sarebbe una tragedia. No, su quello mi affido ai miei colleghi che mi danno sempre i consigli giusti.